mettiamo appunto un altro tassello della iniziativa e dell'impegno della CISL rivolto al disagio delle persone. Quello dello sportello lavoro è il tentativo di dare una risposta ai disoccupati, agli inoccupati, ai giovani che terminata la fase di formazione si ritrovano a fronteggiare la prospettiva dell'occupazione. Lo sportello nasce in collaborazione con una delle più importanti e dinamiche agenzie per il lavoro, un'agenzia di formazione che è Formamentis. E appunto mettiamo a disposizione intanto su Salerno e su Nocera, ma poi nei prossimi mesi punteremo anche a sviluppare un'altra presenza a sud della provincia, nel tentativo di intercettare appunto questi bisogni e metterli in connessione con le prospettive di lavoro. Ovviamente il tentativo nostro è ambizioso, complicato, perché il presupposto è che la ripresa economica attecchisca anche nella provincia di Salerno. Quindi noi ci predisponiamo, in rapporto con Formamentis, a offrire competenze, professionalità, volontà appunto dei giovani, dei disoccupati, degli inoccupati, di chi in questi anni è stato espulso dai cicli produttivi, dalle aziende. Però il presupposto, e quindi continuerà la nostra battaglia, perché lo sviluppo economico in provincia di Salerno produca risultati in termini occupazionali, per agevolare questo percorso di incrocio tra offerta e domanda di lavoro.